tutta casa hai decorato e il bagno squallido hai lasciato? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Con questo interrogativo amletico, direi, ho cominciato il video. Già, di solito decoriamo tutta la casa e il bagno è quello in cui mettiamo solitamente solo una piantina e va là, è finita la cosa. Invece quest'anno ho pensato a una decorazione usa e getta, si può dire, da creare anche per le nostre toilette. Un bellissimo alberello fatto con cose semplici. Prima di passare al tutorial vi ricordo che Arte per te può essere supportata tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi lascio qui il video di riferimento in cui vi spiego tutto e vi ricordo anche che vi aspetto sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ombretta è il mio canale di lifestyle e beauty e Due Cuori Una Cappa il mio canale di cucina che ho insieme a quel birichino di mio marito Gabriele. Vi ricordo che vi aspetto anche su Instagram, il mondo fotografico di Arte per te. Cercate Pennello Bianco su fondo rosso e vi si dischiuderà un mondo di foto, tutte relative ai miei canali. Vi aspetto anche su Facebook, il link lo trovate qua sotto, ma soprattutto se i miei video vi piacciono, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, una bella condivisione sulle vostre pagine Facebook e lasciatemi tanti commenti per farmi capire se questo genere di video vi piace oppure no. Che ne dite di fare un bellissimo alberello di Natale con dischetti struccanti e cotton fioc? E quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere la decorazione per il bagno come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello soffice bianco per il nostro bagno. Allora, io oggi come anima userò un cono in polistirolo. Ragazzi, ma è un colpo di pigrizia perché li ho trovati a 10 centesimi l'uno, ne ho presi un paio, perché sennò io il polistirolo lo faccio di solito col cartoncino, come vi faccio vedere in questo video che vi metto qui dove c'è lei col pallino, in cui ho fatto l'albero con i pezzetti di pigna. È molto semplice fare un cono di cartoncino e regge comunque, quindi usate il cono che più desiderate, dell'altezza che più preferite. Dei dischetti struccanti, dei cotton fioc, anche di questi non vi dico la quantità perché dipenderà dall'altezza del vostro cono, quindi varieranno al variare dell'altezza del vostro alberello. Dei pompon, io li ho qui bianchi perché il mio lavoro sarà tutto bianco, ma voi potete farlo anche coloratissimo il vostro mettendo dei pompon tutti colorati. Forbici, pistola per colla a caldo e relative stecche. E ultima cosa che ci servirà sarà uno di questi. Questi sono proprio dei pulisci pipa venduti in tutte le tabaccherie. Se avete un nonno che fuma la pipa, secondo me uno ce l'avrà di sicuro. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo i nostri dischetti struccanti e pieghiamoli a metà, quindi di nuovo a metà, a farne così un quarto. Sulla parte di piegatura, dove ci sono i lati dritti, mettiamo un pochino di colla, così. Molta poca basterà per tenere già ben insieme unito il lavoro. Una volta finito avrete questo. Vi basterà appoggiare così il petalo ricavato, schiacciare qui dove ci sono le due, i due lembi congiunti e creare le pieghe. Avrete poi questo che è con un punto di colla al centro. Fermerete così, quindi ci sarà un lato stabile e un lato all'interno del quale potrete ancora inserire il dito, questa conchiglietta qua. Bene, con tutti i dischetti struccanti fate tante di queste conchigliette. Dopo un po' di lavoro quello che avrete sarà più o meno questo. Una volta che ne abbiamo fabbricati tanti dovremo fare un'altra cosa. Prendiamo un dischetto struccante e disegniamo con la colla a caldo un triangolo. Così, lasciamo asciugare completamente. Una volta che si è asciugata la prima parte rimettiamo un altro po' di colla. Così. E pieghiamo il dischetto struccante, quindi con due dita andiamo a forzare lì dove c'è il triangolino, facciamolo anche con le forbici e togliamo la colla in eccesso che verrà fuori, così. Sarà inevitabile, quindi non sporcatevi.
bruciandovi soprattutto. Non sporcatevi e non bruciatevi. A questo punto avremo un mezzo dischetto con queste alucce appena pronunciate, così facciamo in modo di piegarle bene e disegnarne proprio bene l'andamento. A tutto questo aggiungiamo con un punto di colla sull'apice un pallino, un pompon. E a tutto questo prendiamo il nostro scovolino pulisci pipa, inanelliamolo per bene e appiccichiamo appunto anche lo scovolino pulisci pipa. E quello che avremo sarà un bellissimo puntale per quello che sarà poi il nostro alberello a forma di angioletto. Già queste così sono delle decorazioni carinissime se volete decorare dei piccoli alberi di Natale con tanti angioletti che potrete lasciare così o potrete profilare con i bordi argentati e l'aureola anche argentata o dorata come preferite. Un'idea nell'idea. Andiamo avanti invece col nostro progetto originale e andremo ad appiccicare il primo giro dei triangolini che ho creato. Per non sbagliarci, ricordatevi sempre che il lato con la giunzione va posto verso il basso, quindi punto di colla a caldo sulla punta, scusate il gioco di parole, e aiutandoci col dito iniziamo a creare il nostro alberello affiancando tutti questi triangolini, quindi punto di colla a caldo e affianchiamoli uno all'altro, così, così, ok? Uno accanto all'altro senza bruciarvi. Composta tutta la circonferenza di base, andiamo a sovrapporre altri triangolini mettendoli proprio qui tra un petalo e un altro, quindi tranquillamente adagiamoli tutti attorno a questo alberello, così. Proprio per questo io la colla la metterò sui petali, che sulle parti di sotto. Proprio per questo io la colla non andrò a appoggiarla sul fusto di polistirolo, o meglio poi alla fine per precauzione, ma la metterò sui laterali dell'ovatta dei dischetti di sotto, quindi l'appoggerò sopra e schiaccerò, così. Ok, secondo giro fatto, proseguiamo così con tutti gli altri, sovrapponendo giro su giro nella giunzione tra i petali sottostanti. Voilà, tutto l'alberello è fatto. Adesso non è ancora finito, mancano le sfere di Natale, i vari pompon, disseminandole lungo tutto il corpo dell'alberello. Capite bene che farlo tutto bianco o farlo bianco e colorato è una scelta. Volendo potreste anche colorare i dischetti struccanti. Quindi sbizzarrite davvero la creatività, e anche se non viene tutto regolare, viene con delle anse, delle parti più larghe che sarebbero dovute stare più strette, insomma, poi si aggiusta tutto con le decorazioni. Dopo aver messo tutte le palline sul nostro morbidosissimo albero, mettiamo anche tanti cotton fioc. E allora, dividiamoli solo le puntine andiamole inserendo dopo aver imbibito di colla la parte finale, così
a mo' di piccole decorazioni. Voilà, guardate che gioiellino. Io non so se in videocamera si riesca a vedere la bellezza sofficiosa di questo alberello di Natale. Ho paura che non renda per la monocromia e per la semplicità dei materiali, però vi posso assicurare che da vicino sembra una cosa proprio di tappezzeria ad alto livello, quando in realtà è poco più che niente che non dischetti struccanti. Adesso lo impreziosisco ancora con queste micro palline di ovatta, che in realtà sono i cotton fioc, e poi insieme metteremo il puntale. E voilà, adesso mettiamo il puntale. Prendiamo il nostro bellissimo angioletto, infiliamo nelle maniche dell'angioletto due cotton fioc a simulare le manine, vi faccio vedere, mi raccomando senza bruciarci, uno, voilà, e proprio qui sull'apice dell'alberello, qui dove c'è il bordo di colla a caldo del riempimento, metto dell'altra colla, non moltissima, e qui dove c'è la fessura dell'ultimo cotton fioc vado ad appiccicare il mio angelo del Natale. Che carino, guardate! E il mio alberello per la mia toilette è pronto. Ora ragazzi, io dico per la toilette, ma capite bene che potete metterlo veramente ovunque voi vogliate. Questa è una tecnica un po' diversa di impilamento dei dischetti struccanti. Sicuramente alberelli di Natale con i dischetti struccanti ne avrete visti 2545,39, ma questo sicuramente è diverso da tutti quelli che avete visto, perché pur usando gli stessi materiali, pur usando le stesse idee, la creatività può portare quel guizzo di novità da rendere un progetto solo e soltanto vostro. Quindi non fermatevi sul è già visto, è già fatto, è già creato da qualcun altro. Se volete creare una cosa, pensatela in maniera diversa dagli altri e sarà un progetto solo vostro. Stessa cosa fate con le creazioni che vi propongo io. Io vi do soltanto l'idea e poi voi sviluppatela nei modi e nei colori della vostra fantasia. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Tipicamente per il bagno vi sia piaciuto. Oddio, io la vedo per il bagno perché è fatta semplicemente con cose da bagno, quindi la vedo molto adatta, ma voi mettetela negli angoli della casa che più vi piacciono. Io l'ho pensata per quello, anzi fatemi sapere se l'avete già fatta, magari perché vista altrove, o se la farete perché vista da me, dove andrete a posizionarla in casa e se vi piace come decorazione del bagno. Spero che questo video vi sia stato utile e spero di avervi fatto tanta compagnia anche oggi. Bene, ci rivediamo per il prossimo video, sempre qui da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta.